Presidente, a poche ore lei ha firmato un'ordinanza per questione spazzatura, ecco, sanzionati addirittura con multe elevate e sospensione di attività commerciali. Sì, si è reso indispensabile procedere all'emanazione di questa ordinanza a firma mia per contrastare in generale l'abbandono indiscriminato e illegittimo dei rifiuti su tutto il territorio, prevedendo non solo delle multe, delle sanzioni pecuniarie importanti, ma anche, qualora si dovesse riscontrare la fattispecie specifica, anche il sequestro amministrativo del cautelare del veicolo. Registriamo purtroppo diversi fenomeni anche dai rapporti della polizia locale, quindi abbiamo inteso inasperire le sanzioni, ovviamente facendolo accompagnare da una campagna importante di prevenzione e repressione. Abbiamo altresì avviato e do a disposizione con la medesima ordinanza una campagna di monitoraggio su tutto il territorio, anche per appunto prevenire e reprimere quei fenomeni di, ad esempio, sversamento illegittimo di reflui nei mari, nei torrenti, che provocano dell'inquinamento nei nostri mari. Ecco, viene aperta anche la discarica di Melucca, ecco, lei ha fatto battaglia con questa discarica, adesso viene Città Metropolitana, riapre. Sì, la nostra posizione è coerente con quanto detto e fatto finora. Eravamo e siamo assolutamente contrari, l'abbiamo fatto e dimostrato con atti, con ricorsi, con esposti in procura, ricorsi al TAR, al Ministero. Ora non apre, diciamo, la discarica, apre come sito di stoccaggio provvisorio, ma è evidente che per noi quel sito è assolutamente inopportuno, se non addirittura illegittimo. Ecco perché abbiamo chiesto e chiediamo, lo faremo anche in Consiglio Comunale domani, a gran voce, che Città Metropolitana e Regione Calabria, perché ricordiamo che il piano di rifiuti è regionale, l'ordinanza che impone alla Città Metropolitana è regionale, di revocare questi atti e quindi porre fine a questa idea scellerata.